premesso che abbiamo appreso dalla stampa che con l'aiuto di Federconsumatori Forlì Cesena 20 famiglie di Borgo Sisa alla periferia di Forlì hanno ottenuto dal gestore idrico ERA un rimborso per tariffe di depurazione non dovute. Questa è la conferma, contrariamente a quanto detto dai tecnici comunali nella commissione del 21 giugno 2018, che esistono ancora molti casi dove i cittadini forlivesi possono chiedere questi rimborsi relativi a tariffe di depurazione e fognatura non dovute. Il PD e anche il centrodestra non hanno votato nel febbraio scorso la nostra mozione che impegnava il Comune a chiedere ad ERA di inviare esplicitamente in bolletta un modulo per il rimborso agli aventi diritto. Bocciando questa mozione è stato negato di fatto a molti forlivesi di conoscere questo loro diritto. La stessa mozione approvata nel Comune di Medicina ha portato in pochi mesi al rimborso di 118.000 euro ai cittadini. Interroghiamo il sindaco Drei al fine di conoscere se, alla luce degli ultimi fatti, ritenga che sia comunque utile fare ad ERA la sopracitata richiesta a costo zero che permetterebbe a molti forlivesi di conoscere il loro diritto ad avere un rimborso. La parola all'assessore Sanzani, mi raccomando nei tempi. Sì, infatti l'ingegnere Roberta Montevecchi ha fatto una relazione particolarmente puntuale, ma visto i tempi io la consegnerò subito nelle mani dei due consiglieri perché potranno approfondire. Io più che altro vado velocemente a dare una risposta su alcuni punti fondamentali. Allora, i contenuti della sentenza 335 del 2008 e delle norme successive riguardano questo tipo di risposta. Gli effetti della loro applicazione sugli utenti del servizio idrico, anche questo ci saranno, e una relazione sulle attività conseguenti all'emanazione della detta legge del 13 del 2009, relativa al decreto attuativo. Allora, diverso caso è quello dell'applicazione delle tariffe relative a servizi di fognatura e depurazione, che ai sensi dell'articolo 155 del decreto legislativo 152 del 2006 non è dovuta se l'utente è dotato di sistemi di collettamento e depurazione propri, sempre che tali sistemi abbiano ricevuto specifica approvazione da parte dell'ente competente. Qui c'era il punto fondamentale. Per quanto riguarda la notizia riportata dalla stampa circa un rimborso effettuato a favore di utenze del servizio idrico integrato in località Borgo Sisa, il servizio viabilità non è a conoscenza dei fatti, ha provveduto a richiedere informazioni direttamente al gestore ERA. Trattasi di 19 utenze del territorio comunale di Ravenna, allacciate a reti fognarie del tipo misto, che non recapitano ad impianti a norma del senso dell'articolo decreto legislativo 150 del 2006, per le quali sono stati approvati interventi di assemento. Punto fondamentale, Atersir di Ravenna si muove diversamente da Atersir, questo sarà motivo per noi per chiedere anche delle lucidazioni. Detto questo, credo che sia interessante anche in sintesi dire velocemente quali che sono i punti che ci riguardano e poi alla fine vi dirò alcuni aspetti che riguardano l'incontro che c'è stato in commissione che abbiamo concordato con ERA per farci avere questi dati. Questa mattina il responsabile, il dottor Raggi, mi ha fatto sapere che entro poche settimane potremmo avere questi dati che sono stati chiesti e che avevamo concordato in commissione e che logicamente potranno essere utili per l'approfondimento che ci eravamo riproposti in commissione, tutti quanti d'accordo, di riprendere questo ragionamento su questi dati. E quindi diciamo che secondo me a settembre è il mese più idoneo in funzione di questo. Vi dico un attimo in sintesi quello che la dottoressa mi ha riportato, cioè gli utenti non serviti da impianti di depurazione attivi per i quali sia in corso attività di progettazione, realizzazione, completamento o attivazione. E qui in questo caso spetta la restituzione della tariffa di depurazione non dovuta dedotti gli oneri di utilità. Invece gli utenti non serviti perché gli impianti di depurazione risultano temporaneamente inattivi o sono stati temporaneamente inattivi, spetta la restituzione della tariffa di depurazione non dovuta, dedotti gli oneri deducibili connessi alla temporanea inattività. Infine, gli utenti non serviti da impianti di depurazione attivi per i quali non è in corso nessuna attività di progettazione, realizzazione, completamento o attivazione, in questo caso all'utente spetta la restituzione dell'intera quota della tariffa di depurazione. Io mi fermo qui, mi prendo l'impegno di avere appena i dati da parte di ERA, quella che ci eravamo dati, diciamo, concordato in commissione, di riprendere questa cosa che era stata data un'informativa in commissione e sono a disposizione, metto subito a disposizione dei consiglieri tutta la relazione fatta dalla dottoressa Montevecchi per non superare i limiti che mi dà il Presidente.
Prego Vergini. Sì, premesso che, cioè, per quanto mi risulta, l'ambito di Atersir è diverso per quanto riguarda i rifiuti fra le province, ma per quanto riguarda il servizio idrico integrato è identico. Comunque, a parte questo, Assessore, secondo me è anche abbastanza inutile una risposta così tecnicamente nel dettaglio, perché l'argomento, diciamo, nell'andare a dirimere le tariffe può essere anche un po' complicato, no? Però il discorso è un altro. Comune di Medicina ha chiesto a ERA di calcolare chi sono quelli che hanno diritto a questi rimborsi e gli ha fatto mandare una lettera. Per quale motivo non si può fare a Forlì, visto che a Medicina ha garantito un'ingente quantità di rimborsi? Quindi non c'è bisogno di tante discussioni, andrebbe fatta questa semplice richiesta ad ERA. Gli uffici hanno a disposizione i database che possono essere incrociati per ottenere questi dati, e automaticamente verrebbe inviato con pochissimo sforzo da parte di ERA in bolletta il modulo per il rimborso. Super semplice. Facciamolo e diamo ai cittadini forlivesi l'opportunità di avere questi rimborsi. Mi sembra così lineare, non capisco perché è sempre questo rigirare attorno senza fare questa cosa molto semplice. Grazie.